Ribonjour a tutte, video di oggi dedicato ai prodotti smaltiti in collaborazione con Everywhere Love. Chiudo la porta, alla quale mando un mega bacione. Finalmente un po' di luce naturale, oggi c'è un bel sole, così vedete insomma tutte le mie imperfezioni del caso, ma ad ogni modo parto subito perché ho finito una caterva di prodottini, tutti nella solita bustina, tra l'altro lercia, perché la maschera di Montagne Jeunesse ha perso un po' di prodotto. Vabbè, allora, primo prodotto terminato, così me ne libero, visto che, ok, scusate, visto che, cioè, veramente ha perso un casino di prodotto, è la maschera Montagne Jeunesse alla fragola, una maschera sauna, di quelle appunto riscaldanti sul viso, che io adoro. Questa è una delle mie preferite, parlando di Montagne Jeunesse. Trovo che sia una vera e propria coccola, nel senso che davvero dà una bella sensazione di calore al viso, prettamente indicata ovviamente per la stagione invernale. Assieme a questa mi piace tanto anche quella alla vaniglia. Fra le due non saprei quale scegliere, in quanto davvero entrambe mi danno proprio un beneficio alla pelle, nel senso che vanno a diciamo a liberare i pori e soprattutto fanno assorbire poi meglio i trattamenti che andate ad applicare diciamo dopo aver fatto questa maschera. Quindi io ve la consiglio, a me piace, costa poco, costa attorno all'euro, l'euro e 20, a seconda ovviamente di dove l'acquistate. Il secondo prodotto finito è il Geomar, questo qui struccante occhi lenitivo, di cui vi ho già parlato di recente nei promossi bocciati. Ve l'ho bocciato per la situazione, nel senso che sto preferendo comunque i bifasici, soprattutto per il trucco waterproof o comunque trucco occhi. Però c'è da dire che comunque se siete appassionate di inci eccetera, questo comunque non è affatto male. Anche qui molto facile da reperire, costa attorno alle 2 euro, 2,20 euro per 150 ml, ed ha il 98% di ingredienti di origine naturale. Ho finito anche un'acqua micellare zozza per via di quella dannata maschera, ed è questa qui, l'Odinamisante di Auchan, 250 ml per un poco meno di 3 euro. Fantastica, mi piace tanto, leva tutto. Fra le due preferisco comunque la Venus, che costa comunque un paio di euro in più, ecco. Però c'è da dire che è un'alternativa economica. Scusate ragazzi, metto silenzioso altrimenti non ce la si fa. Ok, che è un'alternativa appunto economica, ma assolutamente valida. Parlando di bifasici, ho terminato, ve l'avevo detto prima appunto di terminare questo, il bifasico della Fior di Magnolia. Piace tantissimo, anche se trovo che Fior di Magnolia ultimamente abbia alzato i prezzi. Toglie assolutamente bene il trucco. Devo dire che comunque quello che sto utilizzando ora, che invece è il Garnier Sensitive Essential, questo qui mi piace ancora di più perché lo trovo meno unto, cioè dà meno l'effetto proprio diciamo di untuosità al viso, anche se poi io chiaramente sciacquo comunque tutto. Poi un altro prodotto terminato è un bagno doccia, ed è il doccia crema aromatica a tesori d'oriente alla vaniglia e zenzero, questo qui. Mi piace soprattutto sostanzialmente per la profumazione un po' speziata, un po' rabeggiante, e ecco, io in genere comunque sui bagno doccia non ho quasi mai nulla da dire, nel senso che ho una pelle del corpo normale, neanche troppo secca, quindi più o meno tutti i bagno schiuma a me vanno bene, ecco. In genere tendo a preferire quelli belli cremosi, quindi belli, belli densi, e non quelli che scivolano proprio via dal corpo, e che abbiano comunque una profumazione ovviamente che mi piace, per cui io questo ve lo consiglio. Poi ho terminato finalmente l'olio corpo di Bionova, che non so se vi avevo già mostrato, ma ad ogni modo non butterò la confezione perché essendo 100 ml è ottima per depottare qualora insomma si viaggi eccetera i liquidi appunto all'interno, ed è un olio corpo emoliente all'albicocca e olio di argan certificato bio. Mi piace, all'albicocca è leggera, una profumazione discreta come vi dicevo di albicocca comunque naturale, quindi non farlocca, e soprattutto nutre nella pelle senza lasciarla troppo unta o comunque appesantirla. Poi ho terminato il popcorn lip scrub di Lush, non lo ricomprerò semplicemente perché comunque scrub fai da te, ce n'è a bizzeffe, diciamo è molto semplice fare uno scrub fatto in casa, tra l'altro non ha un prezzo propriamente così abbordabile, anche se devo dire che l'ho preferito verso il finire che all'inizio, nel senso che lo trovavo
diciamo, amalgamato meglio, di conseguenza non grattava troppo e mi è piaciuto un pochino di più. Poi ho terminato un profumo, e questo è da anni che ce l'ho, e sto parlando del Miss Dior Cherie, questo nella versione classica, in Eau de Parfum, il primo che è uscito, che tra l'altro credo non facciano più. Mi piace veramente tanto, ha una profumazione bella corposa, pesantina, e quindi più per il periodo invernale, per questo che ho preferito terminarlo, proprio perché se non altro ora mi concentrerò sui profumi primaverili. E un altro profumo che ho terminato, anche qui ovviamente ne avevo dei gocci, cioè dei goccini, delle goccine, come si dice, ne avevo poco, nel senso che non li ho finiti così di botto da nuovi, ecco. E sto parlando dello J'adore, un classico di Dior, è una profumazione molto buona, fiorita e allo stesso tempo dolcina. L'unica cosa la vedo più signorile, ecco, questa pensate che mi è stata regalata, non lo so, al compleanno dei 20 anni, quindi 5 anni fa, super giù. Ovviamente anche questa è la prima uscita, la prima versione, quella originale, diciamo, la classica in Eau de Parfum. Era un 50 ml, mi piace molto, vi dicevo, l'unica cosa, essendo chiaramente adesso un po' svanito, non mi andava più, ovviamente non fatelo, non applicate più i profumi vecchi sulla pelle perché creano macchie, se poi vi esponete al sole, comunque c'è la probabilità che appunto creino macchie sulla pelle, ma spruzzateli magari sui vestiti, sugli indumenti, come faccio per esempio io con i profumi. È difficile che io spruzzi un profumo sul collo. Se sono cose naturali come quello di Anthos Cosmesi, piuttosto che magari erbolario, eccetera, allora sì, però con profumi dove comunque vi è un'alta percentuale di alcol, aromi, eccetera, preferisco evitare, insomma. Poi ho terminato finalmente, ne vado fiera, il blush, questo qui, il Cheek Stain Water Blush della Kiko, di un'edizione limitata. Mi è piaciuto, anche se chiaramente una faticaccia per finire sti prodotti cosmetici che davvero non vi dico. Era un bel rosa a porcellino, si stendeva in maniera facilmente picchiettandolo qui sulla zona appunto delle guance, dava un bel colorito sano, nulla di che, ecco, la durata non era di tutta la giornata, però utilizzandolo come base per poi applicare al di sopra un blush in polvere mi è piaciuto. Non lo ricomprerei sostanzialmente perché ci si mette veramente un sacco di tempo a terminarlo, e anche perché ne ho veramente una caterva. Ho finito il burro di cacao Io Protego di Masterline, sozzissimo anche lui, non vedo l'ora di buttarlo. Mi è piaciuto, sì e no, nel senso che una volta steso sulle labbra idratava e durava comunque a lungo perché era molto molto pastoso da stendere. Il contro infatti è proprio questo, nel senso che si faticava un pochino a stenderlo e aveva come dei microgranuli sulla superficie che davvero quasi scrabbavano le labbra, cioè davano un pochino noia durante la stesura, ecco. Per cui insomma valutate un pochino voi. Sempre di make-up ho terminato, e anche questo è zozzo perché si è veramente rotta sta maschera di Montagnes Ilfo. No, dai, gli do una pulita, ragazze. Stop un attimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dicevo, ho terminato il fondo Shiseido, questo qui che ho adorato, mi è piaciuto veramente molto. Questo è il compatto solare con un SPF 60, appunto, di protezione. E con la spugnetta come applicatore. C'è da dire che in molti mi hanno chiesto come cavolo io abbia fatto a terminarlo in così poco tempo. Mi è durato un paio di mesi, sostanzialmente anche qualcosina in meno, perché effettivamente il fatto che abbia una scarsa coprenza, comunque una coprenza bassa, implicava che io facessi comunque più di una passata, due, se non altro nelle zone dove volevo ottenere maggior coprenza. Oltretutto, non aiuta il fatto che avendo una spugnetta come applicatore, questa assorba veramente tanto prodotto già di per sé. Però mi è piaciuto e lo consiglio assolutamente, cioè un ottimo fondotinta e secondo me ne vale la pena, dà un bell'aspetto matte al viso, dura comunque tutta la giornata e mi piace proprio come finish, il fatto che comunque non si senta sul viso ed è un ottimo prodotto. Poi non ho terminato, ma lo butterò perché veramente puzza. Questo rossetto è il numero 78 di Kiko della linea Basic. Questo marroncino nude molto carino, è uno dei miei colori nude preferiti in realtà. Se non fosse che ne ho acquistati praticamente tre uguali della stessa linea, avendo paura appunto che di non trovarli più. Il problema è che ora chiaramente questo che era il più vecchio è andato a male, però poco male, nel senso che 2,50 euro oltretutto ce n'è veramente poco, quindi lo butterò.
Poi ho finito questo campione di maschera della ROM Aqua Comfort presente in una My Beauty Box, 15 ml, purtroppo troppo pochi, nel senso che è una maschera che a me è piaciuta molto, se non fosse che davvero il prezzo così da full size è veramente alto, quindi non la ricomprerò già solo per questo motivo. Però l'ho trovata veramente idratante, veramente buona, con una leggera profumazione e utile sicuramente ad andare a reidratare la pelle, diciamo prettamente secca. Ecco, mi è piaciuta veramente molto. Ho adorato, è una delle mie creme a mani preferite. Questa assolutamente la dovrò tenere in considerazione per un eventuale appunto acquisto futuro. La crema di Caudalie, che anche qui era presente in una My Beauty Box. Mi è piaciuta tanto. Profumazione ottima, gradevolissima, leggera, delicata, assorbimento ultra rapido, mani super asciutte già dopo pochissimo tempo, ma morbide, idratate per tutta la giornata. Veramente una delle creme mani migliori che io abbia mai provato. Poi ho riterminato come ultimo prodotto le Nail Art Express Dry Drops, le goccine asciuga smalto di Essence. Non mi dilungo, ne ho finite tantissime, praticamente due o tre come minimo. Mi piacciono, le ricompro sempre e le trovo veramente utili, soprattutto per chi come me praticamente cosa fa ogni volta che mette lo smalto, non riesce a star fermo e gli viene da grattarsi in qualunque parte del corpo. E nulla, bustone vuoto. Ora andrò a dargli una pulita con la spugna perché è veramente zozza. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!